Ciao a tutti e benvenuti su Semprina Viki. Questo è il video delle idee regalo dedicato alla casa. Prima di iniziare però le solite cose, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi premendo il bottone qui sotto e attivando le notifiche. Io non pubblico regolarmente e in questo modo non rischiate di perdere nessun contenuto. Se non mi seguite ancora su Instagram, tra l'altro qui sotto nel box informazioni trovate il mio nome per iniziare a seguirmi, che vi lascio anche qua in sovraimpressione. Lì pubblico tantissimi contenuti ogni giorno che spaziano veramente tra beauty, casa, organizzazione, bambini, cucina, quindi trovate tantissime idee. Nello specifico in questo periodo ci sono anche tantissimi suggerimenti che non trovate in questo video, e in più c'è l'iniziativa del Tam Tam dell'Avvento con cui vi faccio conoscere dei bravissimi artigiani italiani e tantissime sorprese per voi. In ultimo, se non avete mai visto i miei video di regalo degli anni passati, vi consiglio di andarli a cercare e guardarli, perché trovate tantissime idee ancora attuali da cui prendere ulteriori spunti. Iniziamo subito perché ho tantissime cose, non riesco neanche a muovermi qui, quindi non appena avrò finito questo video sarà anche l'occasione di sistemarle. Vado un po' random, se non vi siete preparati la tazza di tè mettete in pausa e andate a prenderla, perché come sempre il video sarà un po' lunghino. Inizio subito dall'emblema del regalo per la casa, a mio avviso, e cioè candele e profumatori per l'ambiente. Questi sono regali che vanno benissimo sempre e comunque, e anche di solito se la persona ne possiede già qualcuno fa sempre piacere riceverlo, anche per scoprire nuovi brand, nuove fragranze, nuove varianti magari della stessa marca che la persona adora. Inizio quindi suggerendovi proprio questo, con un marchio che amo tantissimo, che è Acqua di Parma. Questa è la versione del profumatore per ambienti con i bastoncini, che sono quelli che io utilizzo spesso sia in sala che nel bagno. Diffondono un aroma in maniera delicata, raffinata, non sono troppo fastidiosi e soprattutto sono a lunga durata. Questa è la versione 2020 per il Natale, si chiama Polvere di Stelle ed è deliziosa sia come confezione da presentare ma soprattutto come fragranza. Insieme hanno formulato la candela, che è un'altra delle cose che non manca mai nella mia casa. Le candele Acqua di Parma hanno una durata veramente lunghissima, bruciano per tantissime ore, quindi chi lo riceverà potrà godersi questa fragranza veramente per tantissimo tempo, e in più hanno una qualità come cireria veramente eccellente. Sono fra le migliori, secondo me, fra quelle che ho mai provato. Ma ne vedremo molte altre di candele e anche di profumatori. Uno fra i marchi che ho scoperto ormai da un anno e mezzo a questa parte e che amo tantissimo è Chiara Firenze. Vi faccio vedere, forse siete già familiari con questo marchio, soprattutto se mi seguite su Instagram. E la versione che vi propongo per la fragranza d'ambienti è quella nuova appena uscita, che è in una bottiglia meravigliosa anche da vedere, guardate che meraviglia. Questa è la nuova fragranza al melograno in una bottiglia di vetro color rosso, è stupenda. Ovviamente insieme ci sono i suoi bastoncini che creano quindi questo elemento non solo utile alla diffusione dell'aroma ma anche d'arredo da vedere, quindi bellissima. Questa secondo me è perfetta da mettere in una sala, ad esempio in un ambiente conviviale dove magari ricevere persone appena si potrà, o anche solo per godersi con calma le serate al caldo adesso che c'è inverno. Come sempre di tutti i prodotti di cui vi parlo trovate le maggiori informazioni qui nel box, quindi provate a guardare qui, se ci sono dei link ve li metto per poter arrivare direttamente sul sito ufficiale oppure dove eventualmente poter fare acquisti. Già che sto parlando di Chiara Firenze vado avanti sempre con questo marchio, che è un marchio veramente anche qua di nicchia italiano. Anche in questo caso mi piace supportare ovviamente le nostre realtà per questo Natale, a maggior ragione quest'anno, che ha fatto dei cofanetti deliziosi sempre per la casa. Guardate qua, vi faccio vedere, e la particolarità di questo cofanetto, che a me piace tantissimo perché racchiude la versione della mia fragranza preferita, sono dei cofanetti per il bucato. All'interno c'è il profumo liquido per bucato, che serve ad aggiungere alla vostra lavatrice per profumare tutta la biancheria durante il lavaggio, e la fragranza per tessuti nella stessa variante. In questo caso è Maestrale, che è una delle mie preferite, sa di fresco, di pulito, di buono, e utilizzandole in combinazione il profumo diventa ancora più persistente per capi veramente profumati. In generale Chiara Firenze fa dei prodotti ottimi, quindi andate a curiosare sul loro sito non solo per scoprire se c'è un rivenditore vicino a voi, ma potete anche effettuare gli acquisti direttamente online con consegna in tutta Italia. Ovviamente parlando di candele e profumi per la casa non posso non citarvi lo shop di Ludovica, si chiama Ecobio Naludé, come sempre lo trovate qui sotto nel box informazioni. Tra l'altro li confeziona, guardate, veramente in maniera deliziosa. La ricercatezza con cui
cui arrivano anche i regali che ordinate da questo shop per il Natale, secondo me è veramente la coccola e la chicca che fa la differenza anche nella presentazione. Però volevo consigliarvene alcuni che io amo molto e per me sono stati una scoperta, in modo da darvi anche qualche indicazione, anche se anche in questo caso trovate tantissime profumazioni diverse, tantissime varianti fra cui scegliere. Allora, la prima che vi suggerisco è la candela di nasoterapia. Questa nello specifico è fava tonka e vaniglia del Madagascar. Vi lascio solo immaginare il profumo che sto sentendo io in questo momento, perché è una coccola per l'olfatto. A differenza di candele che magari ricordano più i profumi della cucina e quindi di dolcetti appena sfornati o altro, queste note sono più delicate, proprio in un tripudio di vaniglia. Veramente buonissima, e anche questa bellissima anche in presentazione perché ha il tappo completamente in legno. Così come un altro marchio che ho scoperto sempre nel suo negozio, ed è Olivia Brusca, che fa queste candele artigianali, ovviamente arrivano in una sacchetta di tela bellissima e che hanno la particolarità di avere lo stoppino in legno, quindi man mano che le brucerete lo stoppino scoppietterà, proprio come avviene davanti a un caminetto. La candela è deliziosa, è in cera di soia e questa in particolare si chiama Accendi il forno. Cannella, mandarino e arancia. E non avete idea della fatica che ho dovuto fare per non accenderla subito quando mi è arrivata e potervela così mostrare intonsa e intoccata. Per quanto riguarda la biancheria, anche nello shop di Ludovica trovate un marchio che è stata la scoperta di quest'anno perché è delizioso, in un cofanetto secondo me che da regalare è una piccola meraviglia. Eccolo qua, guardate, è venduto in questo catino di metallo un po' di altri tempi, ricorda tantissimo le cascine di una volta o le case di una volta, quindi potrà essere anche utile ad esempio per mettere le mollette da bucato o per conservare vicino alla lavatrice il sapone di Marsiglia, le spazzole per lavare o i prodotti stessi ovviamente. All'interno trovate il profumo per biancheria liquido da mettere nella lavatrice e anche in questo caso, aspettate che poggio così riesco ad aprirvi la sacchetta in cui viene venduto, c'è un vaporizzatore spray nella stessa variante del profumo per bucato. Questa nello specifico è Armonia, che all'interno ha vaniglia e sale, sono note buonissime, vi assicuro che profumano anche qua con un tocco di dolce i vostri abiti, però il sale gli dà quella nota un po' briosa che lo rende quindi assolutamente portabile e per niente fastidioso sia per lui che per lei, perché normalmente quando laviamo i vestiti, ovviamente come nel mio caso, ci sono quelli di tutta la famiglia all'interno. Io trovo che questo sia un regalo veramente delizioso da regalare per esempio a una mamma, a una suocera, a una sorella, a una cognata o anche solo da richiedere per voi stessi, perché secondo me fa anche molto arredo all'interno del locale della lavanderia, quindi per abbellirla un po' è da mettere assolutamente in wishlist. Ma se volete veramente dare alla vostra casa una nota aromatica di un altro livello e quindi fare il salto di qualità, nel negozio di Ludovica non dovete lasciarvi scappare, secondo me, questi. Sempre di nasoterapia, sono i diffusori a ultrasuoni per gli oli essenziali. Io adesso vi faccio vedere questa versione, ne esistono diverse anche più piccole o più grandi se volete. Eccolo qua, guardate che meraviglia. Allora, innanzitutto fa anche la luce, quindi crea anche atmosfera all'interno di un ambiente, una luce calda che quindi metterà già nel mood per rilassarvi e creerà tantissimo un effetto arredo. All'interno, sollevando la parte superiore, che è in ceramica, quindi non è plastica né altro, trovate invece la parte, diciamo, funzionale, al cui interno potete inserire l'acqua con qualche goccia del vostro olio essenziale preferito. Ovviamente metterete in azione il vostro diffusore, che nebulizzerà quindi in maniera efficace ma delicata la fragranza. Tra l'altro, per il principio dell'aromaterapia, se all'interno inserite oli essenziali che servono ad esempio a energizzare, a calmare, a preparare per il sonno, avrete anche un aiuto per il vostro benessere. Parlando di coccole, ovviamente non potevo dedicare uno spazio a quei piccoli pensieri o cofanetti che rendono anche il momento proprio dello stare in casa un piacere, come ad esempio le tisane e i tè. Inizio quindi con questo di Neavita, che non è nient'altro che un piccolo presente graziosissimo. È una bulla di Natale in metallo che si apre, che può essere quindi conservata e appesa all'albero, al cui interno ci sono 24 filtri di tè nero. In questo caso è un tè nero con scorza d'arancia, mandorle, chiodi di garofano, petali di rosa, cardamomo e bacche di vaniglia. E se come me amate i tè di Neavita e volete regalarveli o regalarli a qualcuno per farglieli scoprire, ci sono anche dei cofanetti deliziosi. Tra i miei preferiti ad esempio c'è questa, che è una scatola che poi potete riutilizzare. Guardate che bello anche il sistema di chiusura, al cui interno come sempre ci sono tisane da scoprire
che fanno un profumo che non potete capire, perché c'è in particolare anche questa Fuoco del Caminetto, che ha una fragranza anche qua molto natalizia, con cannella, arancia, però ci sono anche le versioni ai frutti di bosco, c'è quella per la buonanotte, c'è quella che serve a energizzare, quindi per affrontare la giornata al meglio. Insomma, questo secondo me è un cofanetto meraviglioso per qualcuno che ama particolarmente il momento del tè o della tisana. Ma se parliamo di cultori del tè, ovviamente bisogna citare Dan Manfrère. Vi ho fatto già vedere il cofanetto nel video di regalo per lui, vi faccio vedere questo da proporre invece per una coppia magari, o per qualcuno che sapete ama il tè e volete fargli scoprire anche in questo caso le fragranze di questo bellissimo marchio. Parliamo di una cosa che difficilmente viene citata per le nostre case, ma che quest'anno secondo me non dovete lasciarvi sfuggire perché è stupenda, ed è il calendario illustrato di Ardesia Bottega Creativa per il nuovo anno. Questo è un calendario bellissimo, è su carta materica, è una carta particolare, ha un peso di 300 grammi, quindi anche a toccarla al tatto vi dà proprio la sensazione di essere pregiata, artigianale, e tutte le illustrazioni sono state fatte ovviamente a mano da Samantha, che è la creatrice di Ardesia Bottega Creativa, e sono tutte le donne un po' famose nella letteratura. Con alcune per esempio non ve le faccio scoprire tutte qua, ma è veramente bellissimo, e Samantha è bravissima non solo ad illustrare ma a creare anche prodotti che vi danno anche in questo caso un momento di coccola in più per voi, dai segnalibri al calendario per la casa alle carte per Natale. Quindi anche qui andate a curiosare sul suo profilo, perché quest'anno a maggior ragione una delle cose che potremmo riscoprire è per esempio mandare gli auguri scritti a mano a qualche nostro caro che non è vicino e a cui però vogliamo mandare un pensiero di affetto in più. Di idee per la casa sicuramente ce ne sono un'infinità. A me piace proporre prodotti belli ma anche utili, e quest'anno uno degli oggetti che non avrei mai pensato e che mi sono riscoperta ad utilizzare praticamente ogni mattina, e lo sapete se mi seguite su Instagram, è questo, ve lo faccio vedere, questo, il montalatte di Smeg che ho preso sul negozio di Chiara Aunciabi. Allora, è un prodotto fantastico, in grado di montare qualsiasi tipo di latte, dal latte vaccino al latte vegetale, di qualsiasi tipo e con intensità differenti, perché qui di fianco c'è una manopola che potete ovviamente selezionare per scegliere cosa volete fare: mischiare e basta il latte scaldandolo, piuttosto che montarlo con una schiuma leggera, oppure con una schiuma abbondante per fare un cappuccino ricco di crema, oppure addirittura potete montare a freddo, e in più questo ha anche una funzione per preparare la cioccolata calda partendo direttamente da latte e blocchi di cioccolato, quindi senza preparati che contengono magari ingredienti strani o altro, semplicemente cioccolata e latte. Una funzione fantastica che con i bambini noi ovviamente adoriamo, ma io lo sto utilizzando tutte le mattine per preparare i miei cappuccini vegetali ed è meraviglioso. È sicuramente un piccolo lusso, perché ha sicuramente un prezzo diciamo abbastanza alto per la sua categoria, perché è anche un oggetto di design, e il motivo per cui vi consiglio nello specifico di comprarlo da Chiara proprio è per due ragioni. Smeg è un marchio che viene venduto un po' dappertutto, però uno, in questo modo sosteniamo un nostro commerciante italiano; due, Chiara ha sempre attivo uno sconto sul suo sito utilizzando il codice Chiara10, con cui avete diritto sempre al 10% di sconto, che già non è male. In più lei è veramente deliziosa, perché con ogni acquisto inserisce sempre un omaggio di marchi meravigliosi per la casa, quindi sono sicura che non vi pentirete di comprare da lei, perché ha veramente delle cose bellissime. Vi faccio qualche esempio perché così vi rendete conto, e nel frattempo vi do anche qualche spunto in più per qualche idea regalo. Ad esempio ha i canovacci bellissimi di Greengate. Queste sono alcune fantasie che vi faccio vedere fra quelle che ho io, ma le fantasie cambiano di volta in volta a seconda della collezione. Ce ne sono in tantissimi colori, dal rosa cipria, l'azzurro pastello, il grigio, il bianco, veramente potete sbizzarrirvi, e sono bellissimi anche per cambiare con poco l'arredo della cucina. Così come, guardate che meraviglia, le brocche, questo è Abby Lorsen, questa è sempre azzurro polvere, che è un colore che mi piace tantissimo, che è fantastica non solo da mettere in tavola per servire magari in un pranzo un po' più carino del solito, succo d'arancia, acqua o altro, ma è anche perfetta da utilizzare come vaso da fiori. Esiste in tantissimi colori diversi. Guardate poi che meraviglia le ciotole, anche se sono rosa sempre cipria, ma esistono anche rosse e bianche, sono di Greengate, hanno questo dettaglio con i cuori lungo tutto il bordo e anche qui in rilievo.
E poi, per esempio, guardate, se volete fare un piccolo pensiero, ditemi se non è troppo bello. Questo serve per appoggiare le bustine di tè quando le togliete dalla tazza. Ha un costo veramente accessibile a tutti, ma è delizioso in ceramica, esiste anche qua in diverse fantasie. Quindi se volete fare un regalino magari a qualcuno che ha già tutto, o volete aggiungere un pacchettino sotto l'albero, questo è delizioso. Ovviamente, per lo stesso principio di suggerirvi idee che siano non solo bellissime, ma anche provenienti da aziende italiane, vi faccio vedere anche un'idea che arriva da Erbolari. Questi sono i sacchetti per gli armadi all'iris. Esistono però in diverse profumazioni e non solo da appendere, come in questo caso vedete che c'è già la gruccia per inserirlo proprio sull'armadio, ma esistono anche per esempio le fragranze da cassetto in tantissime profumazioni. Potevo secondo voi non citarvi le mie amatissime tovagliette per la colazione? Non sia mai. In questo specifico caso vi faccio vedere le due artigiane che vi consiglio perché sono bravissime. Sono Alessia di La Boîte des Étoiles e Sandra del La Vispa Teresa. Inizio con Alessia, che fa delle tovagliette con applicazioni in stoffa il cui disegno potete studiare e pensare insieme a lei, e soprattutto che sono ricamate a mano, quindi customizzate per la persona a cui volete donarlo, perché è possibile scrivere una frase, un nome eccetera, e lei lo ricamerà sulla vostra tovaglietta. Anche in questo caso vi faccio vedere delle versioni diverse che lei ha realizzato invece per me. Questa è quella di Kien, guardate che bella che è, questa è quella di Nabiki. Questa è la versione, diciamo, per quando facciamo colazione e vogliamo tutte e tre essere insieme in contemporanea, sono tutte e tre coi coniglietti, ma i soggetti cambiano di volta in volta. Guardate per esempio questa che bella per l'autunno, con su scritto buongiorno in inglese e la volpina con la tazza di tè in mano e la sciarpa e tutte le foglie. Questa è proprio autunnale e io la adoro. Ma Alessia realizza tantissime altre belle cose, quindi il suo profilo è tutto da scoprire. La seconda di cui vi parlo è Sandra, anche lei è bravissima artigiana per il cucito creativo. Guardate che meraviglie che fa anche lei. Le sue tovagliette sono reversibili e hanno soggetti anche in questo caso divertentissimi, come per esempio questo orsetto con la cravatta. Questa è in versione maschile, ma esiste anche in versione femminile ed è rettangolare. Ma potete sbizzarrirvi a creare anche tovagliette che raffigurino un po' i vostri bimbi, come questa per esempio, oppure soggetti misti come la mia adorata volpe, l'arella natalizia. Insomma, potete sbizzarrirvi perché veramente ce ne sono tantissime. Io sono un po' fissata con le colazioni, lo sapete, quindi ne ho di diversi soggetti, ma è impossibile secondo me resistere, perché una volta che entrate anche qua sul suo profilo e guardate le cose bellissime che crea, veramente ve ne innamorerete. In ultimo voglio citarvi anche uno shop su cui andare a curiosare, che ho scoperto proprio da pochissimo, che si chiama Beauty and the Best, su cui trovate tantissime candele e prodotti per il corpo e per la casa deliziosi, come ad esempio questa, guardate che bella che è una candela in cera naturale a forma di cuore che sa di vaniglia e cannella, è buonissima, anche in questo caso sa proprio di rustico, di artigianale, quindi bellissima per fare dei regali preziosi e particolari. Ma trovate anche marchi come Apiarium, e in questo caso nello specifico per esempio la fragranza per la casa, sempre con i bastoncini, che sa di vaniglia e mandorla, buonissima anche in questo caso. E vi lascio qui sotto nel box informazioni anche il codice sconto che potete utilizzare sul loro sito per tutti gli acquisti, che vi dà diritto a un 20% di sconto. Io non prendo alcuna commissione, quindi non guadagno niente dai vostri acquisti, ma direi che uno sconto sotto Natale, visto anche il periodo, male non fa. Spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate trovato qualche idea utile, qualche consiglio da cui prendere spunto. Come sempre avrò dimenticato senz'altro qualcosa, quindi nel caso seguitemi su Instagram, perché ogni giorno lì continuerò a darvi ulteriori idee regalo da cui prendere spunto, non solo per il Natale ma anche da segnarvi per eventuali vostre wishlist o per magari regali o presenti che dovrete fare in occasioni future. Io vi saluto, vi ringrazio per essere state qui con me anche questa sera e ci vediamo o domani o dopo con il nuovo video sulle idee regalo per i bambini. Ciao!